Vincenzo, stiamo per cambiare e andare a sentire la squadra un po' rivelazione, no? Di questo torneo, oltre al Sambiase, sicuramente il Guardavalle, il Castrovillari alla fine ha mantenuto le promesse, no? Perché era il minimo ottenere il secondo posto in questa stagione. Io quando dicevo era quella che meritava meno la seconda posizione, non me ne vogliono i tifosi, soprattutto la dirigenza, era perché si è costruito una squadra importante, quindi il Castrovillari non doveva arrivare all'ultima giornata al secondo posto e grazie alla classifica avulsa al secondo posto di questo torneo, detto in questo senso, non voglio essere polemico o altro, è una mia opinione su quello che è. Poi è meritato sicuramente, perché alla fine i numeri premiano il Castrovillari, ma sicuramente bisognava arrivare, penso, in modo diverso. Un'altra squadra rivelazione è stato sicuramente il Gallico Catona. Non so se soprattutto in questo girone di ritorno, no? Con l'arrivo di Ivan Franceschini alla guida tecnica, è cambiato molto, ecco, ha creato ulteriore entusiasmo insieme a questa società. Direi che è cambiato il gioco, ecco, quando trovi un allenatore come Franceschini che viene dai professionisti e sa che cos'è il tuo gioco, ecco, e le applica a questi suoi giocatori, io l'ho visto, lo parlo in questi termini perché ho visto il Gallico Catona in quel di Roccella la settimana scorsa e quindi ho notato la qualità di questa squadra e il gioco che fa sempre questa squadra. E poi da quando è arrivato lui, diciamo che le cose sono andate benissime, ha infilato ben 6 risultati utili consecutivi, vittorie consecutive direi, che l'hanno portato su ed è andato a giocarsi questi playoff. Abbiamo Misiti, direttore generale del Gallico Catona, buonasera. Buonasera a voi. Ben ritrovato su Stadio Radio. Oggi si festeggia quello che è un terzo posto, però insieme anche al Castrovillari e al Guardavalle. Pensavate così a inizio stagione addirittura di arrivare a questo punto? No, non lo pensavamo, perché comunque il nostro primo anno era un primo anno di transizione dopo quello che in un certo senso è stata la fusione tra quelli che sono i rioni di Gallico e di Catona, quindi sapevamo di creare, di porre le basi per una società più importante, però sotto il profilo del risultato sportivo non... Sì, mi sente Misiti? Vediamo, è caduta la linea, Misiti? Sì, pronto. Sì, ci sono. Allora, dicevamo appunto perché a inizio stagione davvero questa fusione da molti è stata, tra virgolette, derisa, no? Possiamo dire, possiamo utilizzare questo termine, insomma, non vi davano per alla fine stagione, insomma, come società. Più che derisa, diciamo che in un certo senso, visto le esperienze di fusione già espresse in passato, magari si può pensare che questo tipo di operazioni abbiano una vita corta, mentre invece noi sapevamo di porre le basi per creare una struttura societaria più forte. Quello che poi è arrivato come risultato sportivo è arrivato perché comunque sapevamo di aver allestito una squadra importante, una squadra fatta di giovani, una squadra in un certo senso con delle qualità. Oggi festeggiamo sicuramente quello che è l'ingresso nella griglia dei playoff. Oggi però ti dico che un pizzico di rammarico ce l'abbiamo, perché con i denti volevamo tirare dentro la piazza d'onore, perché avevamo conquistato un secondo posto fino alla penultima giornata. Non è stato possibile, perché comunque nella partita di oggi la Paolana ha giocato per un solo risultato, che è quello del pareggio, quindi giocando con 10 giocatori dietro la linea del centrocampo, e ha fatto bene perché ha portato a casa il punto che serviva per giocare i playout in casa. Sì. Comunque vi giocherete questo turno davanti ai propri tifosi, dove insomma in questo caso con il Guardavalle, giusto? Avrete il vostro avversario sarà il Guardavalle, che avete battuto 3-0 in campionato, siete andati anche a vincere al Nicola Coscia, quindi numericamente un avversario che conoscete bene e sapete come battere in pratica. Sì, però c'è da dire anche che il torneo dei playoff è un torneo a parte, quindi poi quello che è successo in campionato viene messo da parte e si ricomincia da capo. Ogni partita ha una storia a sé, quindi avendo una storia a sé deve essere approcciata nella maniera giusta partita per partita. Sicuramente vogliamo fare bella figura di fronte ai nostri tifosi che ci hanno accompagnato per tutto il campionato.
vogliamo onorare assolutissimamente quelle che sono che quello che è il lavoro del mister e quello che è stato il sacrificio di tanti ragazzi, perché in questo campionato anche sfortunato, voglio citare Daniele Barilla che ha avuto un problema al ginocchio nella partita col San Lucido, il nostro campionato che ha, il nostro capitano che ha avuto il naso rotto e poi è ritornato in campo, cioè durante un campionato ci sono delle diverse difficoltà che vengono affrontate e persone che in un certo senso soffrono, e quindi è giusto continuare ad onorarle anche grazie, anche per dare il giusto merito al sacrificio che hanno avuto questi ragazzi e soprattutto anche la società che ha sostenuto questo gruppo fino all'ultimo. Vincenzo. Sì, buonasera Ceti. L'unico rammarico delle partite del girone di ritorno, Franceschini ha dato, io ho detto prima, una qualità di gioco diversa rispetto a prima, si vedeva, io l'ho vista a Roccella, anche se avete perso, però avete espresso sempre un buonissimo gioco, cioè io si vede la qualità dell'allenatore che vuole il gioco, che predilige sempre una squadra equilibrata, ma principalmente si è elevato la qualità tecnica della squadra anche con gli stessi giocatori, e poi ha fatto anche questo Zappia che vi ha fatto questi gol che forse vi ha dato molto molto su. Al di là del rammarico della parte, poteva anche starci, come ha detto lei giustamente, il pareggio, perché avete incontrato una squadra che era con l'acqua alla gola, qual è stata la partita che forse avete avuto più rammarico, che vi poteva dare quei due punti, quel punto in più che vi poteva portare su al secondo posto? Guarda, sicuramente quella la partita che ho maggiormente rammarico sono due, sono i pareggi in casa con il Castrovillari con un rigore segnato dalla Canna al 94esimo e il pareggio poi con il Corigliano, sempre in casa. Quelle sono state sicuramente due partite che avremmo potuto gestire forse in maniera migliore, specialmente quella con il Castrovillari, perché abbiamo subito il penalty nella parte finale della. Poi tutte, per quanto riguarda invece il campionato, sicuramente Roccella ha fatto il campionato a sé, ha dimostrato di essere la più forte e aggiungo anche la squadra più seria sotto alcuni punti di vista, e lo ha dimostrato fino all'ultimo. Per quanto riguarda invece tutte le altre squadre, tutte ottime squadre di grande livello, mi dispiace per la Torre Novese che è uscita fuori, perché anche essa era una squadra veramente importante, quindi il livello poi in alto era molto molto equiparato. Perfetto, Misiti, io volevo chiedere, perché quando avete sentito insomma che i playoff erano sicuramente alla portata, avete fatto anche questo intervento sul mercato con l'arrivo di Vicari, era solo per assicurarseli i playoff, magari il miglior piazzamento, o anche perché si pensa magari anche al salto di categoria? Ma guarda, innanzitutto l'operazione di Toto Vicari è un'operazione che noi abbiamo avuto sotto mano già da qualche settimana prima della firma, perché comunque Toto veniva da un periodo di riabilitazione e l'ha fatta assieme a noi, lo ha fatta nel nostro gruppo, trovandosi tra l'altro straordinariamente bene. Alla scadenza della possibilità di firmare non ha esitato a unirsi al nostro gruppo, anche perché ci sarebbe stata la possibilità di fare dei playoff da primi della classe, in questo caso da terzi, ed eventualmente si potesse andare avanti. Sappiamo che poi i gironi campani e siciliani hanno delle corazzate, quindi avere accaparrarsi la prestazione di un giocatore esperto come Toto Vicari sicuramente è stata una mossa a mio avviso importante, quindi fa parte del nostro gruppo, siamo orgogliosi di averlo assieme a noi, e mister Franceschini infatti lo sta dosando negli allenamenti per portarlo a condizione, probabilmente proprio per la fase finale dei playoff. Insomma, ve li giocherete fino in fondo, e se arriverà la Serie D ben venga, vi sentite pronti ad affrontarla? Ti rispondo con un sorriso, però è giusto pensarci, visto che ce l'hai di fronte. Sì, no, assolutamente. No, vi dico, ora tornando alla fusione, no, si fanno tanti passi, è chiaro che avere una società forte, compatta, aiuta poi ad affrontare anche l'eventuale salto di categoria. La Serie D è tutt'altra cosa, soprattutto il prossimo anno, no? Poi con quella che... Io vengo da un'esperienza che è quella di dirigente di prima categoria, di promozione e di eccellenza,
perché quando eravamo in prima categoria ci sembrava una chimera fare la promozione. Fai la promozione e poi arrivi in eccellenza. Quindi io dico sempre che l'appetito per il mangiando, e ti posso garantire che nel momento in cui si crea il giusto entusiasmo, poi anche la popolazione, anche le attività commerciali ti vengono dietro. Il nostro obbligo come dirigente è sicuramente dare gli stimoli purtroppo nel calcio vengono dati soltanto nel momento in cui crei una squadra competitiva e comunque lotti per il vertice. In bocca al lupo, grazie per l'intervento e ci sentiremo probabilmente. Faccio complimenti a voi per l'intero anno che avete commentato assieme a Vincenzo Tarsia e anche per lo splendido servizio che date col sito internet. Quindi è doveroso anche fare i complimenti a voi, perché è un giro di fine, un finale di stagione anche per voi. Il vostro campionato secondo me lo avete anche vinto. Sì, grazie. Da 9 anni che cerchiamo di vincerlo, visto che siamo arrivati fin qui, tutto sommato, diciamo che siamo al punto giusto, ma non abbiamo finito qui, Mesiti, noi continuiamo ancora. Lo so, ma è giusto che oggi, essendo finito un campionato con le partite del girone, è giusto dare il giusto merito anche a voi. Grazie per le belle parole e alla prossima. Buona serata. Alla prossima. Grazie.